anche alla luce dell'incontro di stanotte che abbiamo fatto su Bagnoli, sono ancora più fiducioso, sia per i lavoratori, ma anche, vorrei dire, soprattutto per Bagnoli, perché questa è la svolta per Bagnoli. Poi mettiamo in sicurezza anche i lavoratori, ma la vera svolta su cui stiamo lavorando e che mi rende molto positivo e carico è la svolta su Bagnoli. L'incontro al comune per decidere gli strumenti urbanistici e amministrativi su cui lavorare, il percorso politico da mettere in campo, i passi da fare, tutto il profilo ambientale, economico, turistico e industriale in quella zona. Insomma, presenteremo alla città, alle forze politiche, al Consiglio Comunale nei prossimi giorni quelli che sono le decisioni che ci ispirano per rilanciare definitivamente Bagnoli. La vicenda giudiziaria è una vicenda che è appena cominciata, sembrerebbe paradossale perché va avanti da anni, abbiamo un rinvio a giudizio, adesso ci sarà un processo che accerterà le responsabilità, se ci sono, e sono sempre poi personali nel diritto penale. Il mio giudizio sul passato è stato sempre abbastanza severo. Non è un caso che noi abbiamo voluto cambiare, una volta insediatoci, la governance di Bagnoli Futuro, che tra mille difficoltà ha svoltato, e se oggi siamo a una svolta definitiva è anche grazie al lavoro che ha fatto la nuova governance, un momento difficilissimo con un sequestro dell'autorità giudiziaria, in un momento economico drammatico. Noi adesso dobbiamo riparare a diversi errori che sono stati fatti nel passato, avendo maggiore visione prospettica, più strategia, e come dicevo prima anche al vostro collega, nelle prossime ore illustreremo qual è il piano sul quale stiamo lavorando. È un piano che comprende non solo Città della Scienza ovviamente, ma comprende la zona del mare, la spiaggia, l'insediamento interno, insomma una vocazione complessiva di Bagnoli. Cioè noi presenteremo un piano che riguarda tutta Bagnoli, con il superamento di Bagnoli Futuro. Su questo voglio essere chiaro, non dipende dalla vicenda giudiziaria, perché le cose sono autonome, tant'è che noi abbiamo deciso già da tempo di superare Bagnoli Futuro. Quindi questo è uno strumento che ormai consegniamo alla storia. Ma noi con i tassisti abbiamo un grande rapporto, il piano traffico sarà pronto nei prossimi giorni. Un altro giorno ho incontrato pure qualche tassista che mi chiedeva del problema dell'apertura della metropolitana di Piazza Garibaldi, perché toglieva lavoro ai tassisti. I tassisti sono importantissimi come la metropolitana. Se apre una stazione metropolitana e decresce un poco l'utilizzo dei taxi in quella zona, ci si sposta. Quindi insieme a loro dobbiamo programmare la mobilità sostenibile in città. Il car sharing sta in tutte le città del mondo dove ci sono anche tanti tassisti. Insieme a loro dobbiamo programmare la mobilità in città. Io punto moltissimo sui tassisti, che puntando sulla mobilità pubblica, questa riguarda sia la metropolitana, sia il trasporto su gomma, car sharing, bike sharing e tassisti. Quindi non si devono assolutamente preoccupare, preoccupiamoci invece dei mezzi che inquinano.